Iniziamo il nostro campione montando 29 punti. Il primo e l'ultimo punto sono di vivagno, gli altri 27 ci servono per sviluppare lo schema di questo punto operato. Allora, montate, abbiamo detto, 29 punti e fate un giro a tutto punto rovescio, perché così non è che serva a niente, serve soltanto ad avere i punti un pochino più morbidi, più allentati e poter procedere a fare il primo giro. Allora, il primo giro è così. Facciamo il primo punto di vivagno, che lo prendete sempre al rovescio di quello che è, scusate, senza lavorarlo, così. Guardiamo se riesco. Non riesco nemmeno, ecco, al rovescio. Il secondo punto, che sarebbe il primo punto dello schema, rovescio. 11 punti diritti. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un gettato, un accavallato doppio. Prendiamo un punto a diritto senza farlo, lavoriamo assieme i due punti seguenti e accavalliamo il punto non lavorato sui due punti appena fatti. Un accavallato doppio. Adesso facciamo un altro gettato e di nuovo 11 punti diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. L'ultimo punto rovescio, l'ultimo di vivagno a diritto. Questo è il primo ferro. Passiamo al secondo ferro, che sarebbe sul rovescio del lavoro, dove dovete lavorare i punti così come si presentano. Il vivagno è rovescio, quindi lo faremo, lo prendiamo a diritto senza farlo. Il secondo è un diritto. Scusate, è un diritto. Poi avremo 11 rovesci. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 rovesci. I punti gettati lavoriamoli sempre a rovescio, indipendentemente nella posizione da dove li troviamo. Prendiamo il principio di lavorare sempre a rovescio, così non ci sbagliamo. Li lavoriamo a rovescio. Il punto che abbiamo preso, i tre punti, cioè i punti che nel giro diritto abbiamo fatto un accavallato doppio, li lavoriamo a diritto perché devono risultare a rovescio poi nella lavorazione del nostro schema. Gettato di nuovo rovescio e 11 rovesci. L'ultimo punto dello schema a diritto, il vivagno a rovescio. Passiamo al terzo ferro. Il punto di vivagno, che si vede malissimo. Lo prendiamo, scusate, a rovescio senza lavorarlo. Il secondo punto è rovescio. Adesso facciamo un gettato e un accavallato semplice. Praticamente l'accavallato semplice lo andiamo a lavorare sui due punti diritti, sui primi due punti diritti degli 11 che avevamo lavorato nel primo giro. Adesso avremo 7 punti diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Due punti assieme a diritto.
un gettato, tre rovesci che corrispondono al gettato, al punto centrale e all'altro gettato. Quindi questi sono tre rovesci. Uno, due e tre. Un gettato, un accavallato semplice a diritto, sette diritti. Due assieme a diritto, un gettato ed un rovescio. L'ultimo punto a diritto che corrisponde al vivaio. Quarto ferro, come abbiamo detto prima, lavorate i punti esattamente come si presentano. Dove avete il rovescio, lavorate il rovescio. I gettati abbiamo detto che li lavoriamo sempre a rovescio. Dove avete il diritto, lavorate il diritto. Quinto giro, quinto ferro, sempre il primo vivagno, un rovescio, due rovesci, anche il secondo a rovescio, un gettato. Il gettato, non l'ho detto prima, allora il gettato, siccome dobbiamo passare dal punto rovescio al punto diritto, non facciamo il gettato, poi ritorniamo perché dobbiamo lavorare diritto, quindi mettiamo solo il filo sopra il ferro e automaticamente si forma il gettato. Poi passiamo a fare l'accavallato semplice e saranno a questo punto 5 diritti. 1, 2, 3, 4 e 5. Due assieme a diritto, un gettato e tre rovesci. Scusate, 5 rovesci. Tre rovesci abbiamo già fatti, 5 rovesci. Quindi gettato, ritorniamo sul davanti perché lavoriamo a rovescio e facciamo 5 punti rovesci. 2, 3, 4 e 5. Un gettato, un accavallato semplice, 5 diritti. 1, 2, 3. 5, 2 assieme a diritto, un gettato, due rovesci. Quinto di vivagno. Sesto giro, lavorate i punti come si presentano. Settimo ferro, vivagno, tre rovesci. 1, 2, 3. Un gettato, un accavallato semplice, 3 diritti, 2 assieme a diritto, un gettato e adesso saranno 7 rovesci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 7. Un gettato, un accavallato semplice, 3 diritti, 2 assieme a diritto, un gettato, 3 rovesci, 1, 2, 3, vivagno a diritto. Questo è il settimo ferro. L'ottavo ferro lo fate esattamente come avete fatto sino adesso tutti i punti tutti i ferri dispari, cioè così come si presentano. Nono ferro, un rovescio, due assieme a rovescio,
un gettato, un diritto, un gettato, un accavallato semplice, un diritto, due assieme a diritto, un gettato, un diritto, un gettato, due assieme a rovescio, 5, scusate, 3 rovesci, 1, 2, 3, due assieme a rovescio, un gettato, un diritto, un gettato, un accavallato semplice, un diritto, due assieme a diritto, un gettato, un diritto, un gettato, due assieme a rovescio, un rovescio e il diritto di vivagno. Decimo giro, sempre come si presenta nei punti. Undicesimo, vivagno, due assieme a rovescio, un gettato, 1, 2, 3 diritti, un gettato, un accavallato doppio, cioè prendiamo il punto senza lavorarlo, come abbiamo fatto nel primo ferro, prendiamo il punto, ne prendiamo, lavoriamo due assieme a diritto e accavalliamo il punto non lavorato sugli altri due. Un gettato, 3 diritti, un gettato, due assieme a rovescio, un rovescio, due assieme a rovescio, un gettato, 3 diritti, un gettato, un accavallato doppio. Spero prima di aver detto accavallato doppio. Un gettato, 3 diritti, un gettato, due assieme a rovescio, l'ultimo a diritto. Dodicesimo ferro, come si presentano? Il tredicesimo ferro in pratica è lo stesso del primo, identico al primo. L'unica cosa, se voi vi ricordate, qui all'inizio vi avevo detto di fare un accavallato doppio a diritto, mentre invece adesso nel tredicesimo ferro dovremo fare un accavallato doppio, o meglio tre punti assieme a rovescio. Quindi soltanto nel primo ferro voi farete un accavallato doppio a diritto. E il tredicesimo, pur essendo uguale, cambieremo. Quindi, quando poi ricomincerà la sequenza del lavoro, voi partirete in pratica sempre dal terzo ferro al tredicesimo ferro. Comunque facciamo assieme il tredicesimo ferro. Allora, un vivagno, un rovescio, 11 punti diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un gettato, 3 punti assieme a rovescio. 1, 2, 3. Li lavoriamo a rovescio. Un gettato, 11 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, un rovescio, il diritto di vivagno. Il quattordicesimo di nuovo uguale al secondo, cioè i punti come si presentano. Riprendiamo dal terzo ferro, facciamo ancora assieme il terzo ferro, poi proseguite voi e vedrete come riesce il lavoro. Allora siamo di nuovo al terzo ferro, quindi un vivagno. Scusate, un rovescio, un gettato, un accavallato semplice. 7 punti diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7, 2 assieme a diritto, un gettato, 3 rovesci, 1, 2 e 3. Un gettato, un accavallato semplice, 7 diritti, 2 assieme a diritto, un gettato, un rovescio, vivagno diritto. Adesso siete perfettamente in grado di proseguire il vostro lavoro. Ricordatevi che i ferri pari si lavorano così come si trovano. Il motivo è sviluppato dal terzo giro al tredicesimo giro, ripetete sempre questi 10 ferri, sino alla fine del vostro lavoro. Comunque ne facciamo ancora un pezzettino e vediamo come riesce, perché per ora voi il cuore ancora non lo vedete, ma sviluppata la seconda parte si realizzerà il cuore. Ecco il nostro campioncino finito. Come vi avevo detto, la lavorazione si fa al contrario, però se voi girate il vostro lavoro, ecco che compaiono i cuori esattamente così come nella foto che vi ho fatto vedere ad inizio. Guardiamo, scusatemi, dicevo, adesso vi posto lo schema e vi do gli ultimi, diciamo, accorgimenti, vi dirò quanti multipli dovete montare di punti in base naturalmente al campioncino che voi farete. Vi voglio ricordare ancora una cosa che è importante: ricordatevi nei ferri pari, cioè nei ferri di ritorno, di lavorare sempre i gettati a rovescio. È molto importante questo, perché potrebbe, al limite potreste anche lavorare questi a diritto, questi a rovescio, però se voi li lavorate, vedete che il lavoro viene bene così. Se voi li lavorate tutti a rovescio, vi rimane più semplice, ve lo ricordate, non dovete stare a contare quali sono diritti, quali sono rovesci, e il lavoro vi rimane preciso e bello. A me sembra proprio un bel punto. E adesso vi lascio lo schema, ve lo lascerò un pochino. Farò un po' di ferma immagine in modo che voi riusciate a bloccarvi il video, a farvi la foto dello schema e riusciate a stamparvela in modo da poter proseguire nel vostro lavoro senza dovervi collegare tutte le volte al video. Ecco, questo è lo schema con la leggenda di tutti i punti che ho segnato nello schema e che vi ho spiegato con il video. Adesso vi faccio un attimino, diciamo, di ferma immagine in quello che è la leggenda e dopo in quello che è lo schema, in modo che, come vi ho detto un attimo fa, riusciate a farvi la fotografia e poi eventualmente a stamparvelo. Allora mettiamo un pochino, ecco, un pochino più in primo piano la leggenda, così dovreste riuscire, lasciamo qualche secondo in modo che riusciate a bloccare il video e a ricavarvi la foto. Ecco, e adesso mettiamo in primo piano quello che è lo schema. Sì, così dovrebbe esserci tutto e potete tranquillamente stamparvi anche questo. In ogni modo, per i primi passaggi seguite il video, poi vedrete che potete tranquillamente andare avanti da sole. Adesso vi segno quella che è la sequenza da dover ripetere. Ecco, vedete, in rosso vi ho evidenziato i 14 punti che voi dovrete sempre andare a ripetere. Quindi inizierete con un punto di vivagno e un punto rovescio, terminerete con un punto rovescio e un punto di vivagno. La sequenza che dovrete andare a ripetere è sempre quella. Ricordatevi che quando arrivate, diciamo, a fine lavoro, come vedete qui, dovete finire con gli 11 punti diritti e non con gettato, 2 accavallato doppio e gettato. Finirete con gli 11 punti diritti, un rovescio e un vivagno. Però la sequenza che dovete ripetere è sempre questa. Io mi auguro che sia abbastanza chiaro. Ho cercato di ricavare lo schema appunto dalla foto che mi hanno mandato.
E anche per questo vi dico, se avete bisogno, chiedetemi, chiamatemi, insomma, scrivetemi e vedrò di riuscire ad aiutarvi. Vi saluto, alla prossima.